Appena conclusa la tappa, la quarta tappa della Parigi-Nizza, tappa a cronometro, decisiva per la classifica generale, come spesso accade appunto per il cronometro, nel paese di Julien Alaphilippe, tappa che finiva lunga 15 km e 100 metri, cronometro molto atipica perché articolata in strade molto strette, saliscendi, quindi scusate il telefono. Quindi molto insidiosa. È stata vinta da Craig Andersen, che ha completato appunto il percorso in 18 minuti e 51 secondi, secondo Maximilian Schachmann, la maglia gialla, il leader della classifica generale, a 6 secondi, Asgreen a 12 secondi, che l'ha strappata, è restato primo in classifica provvisoria della tappa per pochi minuti, appunto superando De Gendt per solamente 8 decimi. Appunto lo stesso De Gendt a 13 secondi, Bilbao a 15, e Campenaerts, che ho al fantaciclismo, a 17 secondi, sesto, 3-6 sesto, Matthews, che Malanova al coronavirus, ciao, abbiamo lasciato io e Marco a casa a 18 secondi dietro a Campenaerts. Kung, strano vederlo così basso, mi sarei aspettato una posizione migliore per quanto riguarda il cronometro, cioè il Cronoman della Groupama FDJ a 26 secondi, Ludvigsson sempre della Groupama, mi sembra sia ancora la Groupama ora, non lo so, un voto di memoria, a 27 secondi, no, forse è la GDSR, non mi ricordo, però mi sembra la Groupama, vabbè, comunque, e Craddock a 29 secondi. Per quanto riguarda gli altri uomini, ora andiamo a vedere invece la classifica generale, vede sempre Schachmann come leader della classifica generale, anzi, grazie a questo cronometro, arrivando appunto secondo, guadagna ulteriori secondi nei confronti appunto dei suoi rivali per la classifica, per la vittoria di tappa della Parigi-Nizza. Appunto, le prossime tre tappe, le ultime tre tappe conclusive, mi sembra giovedì, venerdì e sabato, appunto, sì, ci saranno tre arrivi in salita, tre tappe insidiose per i uomini di classifica. Appunto, Schachmann primo, Craig Andersen a 58 secondi, il vincitore di oggi. Groschartner a 1 minuto e 1, Politta a 1,5, Ghida a 1,6, Theuns, leggo, scusate, Theuns a 1,10, Benoît a 1,11, Wurz a 1,1, sempre anch'essi, anch'egli a 1,11, Giacomo Nizzolo, il grandissimo Giacomino, vincitore di una tappa, la seconda tappa, sì, mi sembra, a 1,15, Matthews 1,16. E poi andiamo a vedere anche gli altri uomini di classifica, e il primo tra tutti, Vincenzo Nibali, che non ha fatto una cronometro degna appunto delle sue aspettative, perché ha perso terreno su Quintana, ha fatto 3 secondi peggio di Pinot. Mi sarei aspettato qualcosa di meglio per quanto riguarda la sua prestazione. Comunque, Pinot a 1,30, Kangert a 1,31, non mi aspetto molto da Kangert, però non inseriamo, potrebbe fare classifica per la F. Alaphilippe, l'uomo di casa, è a 2,04. Patrick Conrad a 2,06 e Nairo Quintana, in un ottimo momento di forma, a 2 minuti e 38. Ragazzi, domani ci sarà il primo arrivo in salita, la tappa più lunga della Parigi-Nizza. Ormai i ciclisti alla Parigi-Nizza vivono giorno per giorno, perché da un momento all'altro ci potrebbe essere il pericolo di annullamento della gara. Quindi attaccheranno la morte, perché potrebbe essere che fanno questo arrivo in salita e poi decidano di annullare la gara. Quindi potrebbe vincere Schachmann. Potrebbe vincere chi domani, dopo la tappa, si ritroverà primo in classifica generale. Vedremo il proseguirsi, lo svolgersi di questa epidemia. Staremo bene. Comunque, like, commento e iscrivetevi, attivate la campanella per non perdere nessuno suo video. Ci vediamo stasera, penso, con la Champions League e con la partita di Nizza domani. Ciao!